industrializzati e in quelli in via di sviluppo, stiamo assistendo a un critico aumento delle malattie infiammatorie croniche che hanno diversi organi come bersaglio e colpiscono soprattutto la popolazione in età produttiva. È implicito quindi pensare che fattori ambientali, quali la modalità del parto, dell'allattamento, l'alimentazione, l'inquinamento, i farmaci, il fumo, per citarne solo alcuni, giochino un ruolo importante sia nel determinismo che nel mantenimento del danno d'organo. La principale via attraverso cui questi fattori ambientali esplicano la loro azione è l'influenzare il microbiota intestinale, un complesso ecosistema che alberga nel tubo digerente e che svolge funzioni fondamentali per l'omeostasi dell'intero organismo umano. A tal proposito vale la pena ricordare che la mucosa intestinale ha una superficie di 400 metri quadri e che il microbiota intestinale, con il suo peso di 1,5 kg, è quello maggiormente rappresentato nel nostro organismo. La composizione del microbiota cambia nel corso della vita, soprattutto nell'infanzia e a seguito di eventi perturbanti e del tratto del tubo digerente. Tanto maggiore sono la ricchezza e la diversità, come in qualunque ecosistema, maggiore il suo stato di eubiosi. E qualunque situazione endogena o esogena lo modifichi, si determina uno stato di disbiosi. Quest'ultima è stata chiamata in causa nella patogenesi non solo di malattie infiammatorie croniche propriamente intestinali, quali la malattia di Crohn, la colite ulcerosa, la malattia celiaca, ma anche extraintestinali come l'artrite reumatoide, la psoriasi, la sclerosi multipla, nonché nel fegato grasso su base metabolica e in alcune delle più comuni neoplasie. In tutte queste condizioni è stata riscontrata anche una carenza di vitamina D. Appare pertanto plausibile l'ipotesi di un'interazione tra vitamina D e microbiota intestinale nel determinismo di tali condizioni patologiche. Negli ultimi anni, infatti, è stato identificato il ruolo fondamentale che la vitamina D svolge nel mantenimento della tolleranza immunologica e della barriera intestinale. A tal proposito è stato infatti dimostrato che la vitamina D è in grado di modulare le espressioni di componenti molecolari delle giunzioni strette e aderenti degli enterociti, di favorire il rilascio di peptidi antimicrobici da parte delle cellule di Paneth e la produzione di muco, nonché di inibire il rilascio di citochine proinfiammatorie e di favorire l'espansione dei linfociti T ad attività regolatoria. Di nota inoltre la dimostrazione in modelli animali di colite che l'azione antinfiammatoria del butirrato, un acido grasso a catena corta prodotto dai batteri, sia connessa proprio all'aumentata espressione del gene per il recettore della vitamina D. Passando a considerare le conseguenze che modificazioni quali quantitative del microbiota possono avere sull'assorbimento e quindi sulla disponibilità della vitamina D, un chiaro esempio è rappresentato dalla contaminazione batterica del tenue, in cui, soprattutto nella forma per via ascendente, la presenza nel tenue di batteri anaerobi e gram negativi determina la scomposizione delle micelle con secondario malassorbimento di vitamine liposolubili e quindi di vitamina D. A livello epatico invece la supplementazione di vitamina D nel fegato grasso su base metabolica sembrerebbe contrastare la fibrogenesi conseguente all'attivazione della via del fattore di crescita trasformante beta nelle cellule stellate e di migliorare alcuni parametri laboratoristici come la glicemia, il tasso dei trigliceridi, delle transaminasi. In ultimo, ma non per importanza, da segnalare l'influenza del microbiota intestinale sull'assorbimento del lattosio e quindi sui sintomi di intolleranza a tale disaccaride e quindi sulla disponibilità di vitamina D legata a una dieta priva di latte e latticini, grazie alla produzione da parte di alcune specie batteriche dell'enzima lattasi, che quindi può
può simbioticamente sopperire alla perdita geneticamente determinata che avviene in età adulta nella maggior parte della popolazione mondiale. Infine, vi sono iniziali evidenze anche sull'uomo del favorevole effetto della supplementazione di vitamina D sulla composizione del microbiota intestinale. Pertanto, anche se non abbiamo ancora identificato tutti i meccanismi di interazione vitamina D-microbiota per poter parlare di nuove strategie preventivo-terapeutiche nelle condizioni summenzionate, certamente possiamo rafforzare l'utilità di supplementare i soggetti con carenza di vitamina D o a rischio di carenza, poiché lo stato carenziale prolungato nel tempo potrebbe comportare un'alterazione non solo dell'omeostasi osteometabolica, ma anche nutrizionale, immunologica, metabolica e dello stesso microbiota.